Brutte notizie, ragazzi. Stanno passando a licenziamenti, riduzione di personale immediata. Porca puttana, ma non doveva esserci sta cazzo di ripresa? Sì, ragazzi, il problema è l'esportazione. I paesi dell'est stanno facendo una concorrenza spietata. Ci credo, e lavorano senza farsi pagare. Ma che cazzo ve le mette in testa queste cose? Chi? Questi compagni dell'est hanno rotto coglioni. Prima ce la menano il comunismo, poi lo fanno rollare e poi ci tolgono posti di lavoro. Ma cosa c'entrano i compagni dell'est? Il comunismo. Loro te l'hanno dato il comunismo e loro te l'hanno tolto a loro spese. Infatti io ce l'ho con questi cazzo di sindacalisti perché non sapete fare più una sega. Vi state vendendo tutti con me. Ma con te, ma con te, ma con te in generale, ma in generale, perché vi state vendendo in generale. Vi state, ma vi state, vi state, vi state vendendo tutti, vi state vendendo tutti. Sarà a queste parti. Eccola. Senta, non cartella, è questo, no? Cerchiamo l'altro. No, 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 non ce l'ho quell'altro. L'avevo già aperta prima. Ora non vi mettete in testa di portare tutte queste cianfrusaglie nella nuova casa, eh? Perché mi incazzo. Si fa una scelta. Quello che non serve si butta via. Chiaro? Va bene. Anche perché non voglio starci due mesi a fare il trasloco. Papà, si portano via queste? Ma che? Uno li basta. Cosa ci deve fare con il resto? Ora buttatevi tutte le mie cose. Ma i miei bastoni no, eh? Babbo, lo sai quanto dura un bastone di legno? Anche 12 mesi. E un bastone ti basta? Chi è? Ma cosa fai? Quella roba via, che ce la portiamo a fare? Queste videocassette rotte, le riviste, e via, tutta roba, nella spazzatura. Papà, si buttano queste? Ma scherziamo, questi sono compagni coleschi di Leningrado. Meglio dire Pietroburgo, anzi San Pietroburgo. È lo stesso, non è che uno la mattina si alza e pretende di cambiare nome alle cose così, come se niente fosse. Per me, per un po' di tempo, rimane ancora Leningrado. Sì. Comunque, potresti anche buttarle via quelle foto, perché si dà il caso che sono 7 anni che neppure li vediamo i tuoi amici. Anzi, non ci hanno più telefonato da 7 anni. Per loro è un momentaccio, andremo noi a trovarle prima o poi. Papà, che c'è scritto qua? Maiemu drogu Simone. Al mio amico Simone. Perché un giorno saremo tutti russi. Ottobre 1977. Come passa il tempo. Papà, sul nostro pianeta c'è più acqua o terra? Acqua! Acqua! Ma che acqua? C'è più terra! Come? Una parte terra e 3 parti acqua. Vi dico che nel nostro pianeta c'è più terra che acqua. Se io vi domando, in questa mela c'è più buccia o più polpa? Cosa rispondete? Più buccia? Vedete? Non dovete guardare solo la superficie. Che genio! Sergio. Ciao. Ma che ti hanno fatto? Mi hanno fatto un regalino, mi hanno fatto, guarda. Dammi. Te siete a cena? Sì, siamo a cena. Bambini, c'è Sergio, venite a salutarlo, dai. Buonasera, buonasera. Venite. Buonasera. Lì. Oh, sono Manuele. Hai già smontato? Comodo, comodo. Hai già smontato? Sono 3 giorni di malattia. Cazzo, ci è malato, sì. Però con questa avvertenza lo sai. Hai già cenato? Non vi preoccupate, sul serio, guarda, io non ho nemmeno fame. Sono venuto solo per darvi una mano per il trasloco. Non volevo disturbarvi. Vorrei bollita? No! Siedi! L'ho fatta io! È una speciata della vita! Vieni, vieni, quando entro in casa io non me la fate questa festa. No? Evidentemente non te la meriti. Bravo! È così che tu ringrazi l'unico lavoratore della casa e che mantiene tutta la famiglia. Che mantiene? Io ce l'ho in pensione. La che? Quelli sono soldi miei.
Lo sai che ogni lavoratore mantiene un pensionato? Allora, sei proprio sonato. Sergio, perché non ti fai mettere in turno insieme a me? Così torniamo a lavorare insieme. No, guarda. Non sarebbe vista come un favoritismo in fabbrica, capisci? No, non ne voglio privilegi, no. Sarebbe tutto più complicato, guarda, lasciamo tutto così, è meglio, Simone, è meglio. Cosa fai? Ci metti altro olio? Non mi vuoi massacrare il fegato? Questo non è per te, è per Sergio. Vabbè, allora dammene un po' anche a me, vai. Simone, sono 3 mesi che devi farti questa ecografia, che aspetti ad andare all'USL? Ci vuoi, ma non mi stressare. No, fai come ti pare. Allora, questa è la richiesta. E questo è il bollettino che deve pagare all'ufficio postale. Qui deve esserci un errore. Qui è segnato 95, ora siamo nel 94. Ma noi i prossimi 5 mesi siamo già completi. Come? 5 mesi per fare un'ecografia? E io purtroppo non posso farle niente. Comunque, se lei ha urgenza, guardi, io le scrivo, dottor Querci, lei può andare allo studio privatamente e gliela fa prima. Mi scusi, ma il dottor Querci è lo stesso della mutua? Sì, però il pomeriggio lui lavora nello studio privato e poi l'USL una parte gliela rimborsa. Questi non si accontenta mai, però, Sei invecchiato di colpo? Da stamattina e mi gira la testa. Ho paura di perdere l'equilibrio, ma con 2 bastoni e mi reggo meglio. 2 auricolari ti ci vorrebbero, eh? Altro che 2 bastoni. 6 mesi per un'ecografia. Farabutti. Bastardi. Sono loro i veri delinquenti. Ha telefonato Sergio. Dice che verranno licenziati forse 12 operai e 20 messi in cassa integrazione. 1/2 chilo in meno. Porco diavolo. C'era da aspettarsi. Non mi mettono i panni che poveracci. Fa un disgraziato a campare. Ma tu dici che non c'è da preoccuparsi per noi? Ma vuoi scherzare? 15 anni di lavoro in fabbrica e di esperienza, lo sai cosa vuol dire. Ma purtroppo sono necessario al padrone. Sì, necessario al padrone. Dai, non fare quella faccia. Simone. Fare quella faccia. Oh, Simone, non mi va ora. Dai, rilassati. Simone, c'è tuo padre di là, dai. È un povero rincoglionito, dai. Sì, però. Simone, no, non mi fa. Sono incinta, non è giusto, dai. Sono... Prego, si accomodi. Lei è il signor? Alari. E gli altri chi sono? Eh? Come chi sono? Chi sono? Sì, sono... Non lo coso, come si chiama quello... con gli orecchi grossi, i Bennacchi. Poi c'è il Romoli, Cesare, il Cottone. E altri. E Sergio? No, lui non l'ha fatta franca. Dai, su, non ti preoccupare. Dai, su. Senti, abbiamo la pensione del nonno. Non andremo a chiedere l'elemosina. Ora dormiamo. Buonanotte. Spengi la luce, su. Sì, dormiamo. Dormiamo che è meglio.
No, 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 non ce l'ho quell'altro. L'avevo già persa prima. Ci vediamo al sindacato. Qualcosa si fa. Che è quella faccia? Su. Stai tranquilla. Non posso restare. Perché? Un minuto. Ti faccio un caffè? No, è che Simone potrebbe tornare da un momento all'altro. Fabbrica, lavora mio figlio, mi faccia passare. Mi dispiace, nessuno può passare. È aperta l'altra città. Lasciate passare la strada. Loro passano. Passano, visto? Simone, siamo con te! Resta! Aspettami, fermati. Ma fatelo scendere! Che è successo? Che è successo? Fatelo scendere! Ma perché dobbiamo farlo scendere? Ma non ti... Fai passare solo per la stampa! Fai passare solo per la stampa! Io sono lì di casa, abbiate pazienza! Lasciate! Che sono gli ordini? Super gli ordini! Ci hanno già licenziati, per favore! Ci hanno già licenziati! Altri incassi integratori! Dove dobbiamo andare a finire noi? Ma ti dico ragione di qui! Ma pronto i coglioni! Dai, non, è, non è possibile! Simone, siamo con te! Io verrò anche là! Ha ragione! Venite, sì! Guarda quanto posto! Qui, guarda, qui!
qua, qui, qua, qua. Hai visto? Ma sei sicura di essere incinta? Sì? Sì. Non si vede nulla. Ora che Simone è sempre a casa, come faremo? Come faremo? Come sei fatto oggi? Vieni qui da me. Ecco perché la M lunga. Un corteo formato da operai. Sì, però non sarà più siamo lo stesso. Di fronte alla fabbrica in cui lavora l'operaio che da stamattina all'alba è arrampicato sulla ciminiera. Un'altra vittima. Simone? Uno dei tanti lavoratori che sono costretti a fare delle lotte solitarie per far valere il diritto al lavoro. Guardate, prego l'operatore di puntare l'obiettivo verso l'alto della ciminiera. Ma che ti ha preso? Noi adesso non sappiamo quali sono le sue richieste, però sappiamo che ieri... Com'è? Ah, ecco, mi dicono che si chiama Simone. Stavo dicendo che ieri è stato licenziato con altri 10 operai. Ecco, per il momento è tutto. Appena avremo nuove notizie, ci ricollegheremo con voi. A dopo. E veniamo ora alle proteste degli studenti. Aspettami. No, 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 vado da sola. Te vieni dopo. Bisognerebbe mandare anche i cuscini, quelli autogonfiabili, sì. Se magari azzardasse di buttarsi giù, almeno... I cuscini? Insomma, sì, qualcosa. Che sta tentando di buttarsi sotto dalla ciminiera. Vieni pure. Non ci sono. 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 Vieni pure. Non ci sono.
Bene. Avete sentito? Altro che fiction. Questa è la vera televisione, la realtà autentica che si commenta da sola. Il dramma di un operaio che è rimasto solo. Simone, mi senti? Simone, ascolta. Simone, amore, non fare sciocchezze. In qualche modo faremo. Televisione. Perché stavo licenziato! Bene, così la smetti di dire che mi mantiene col suo lavoro. Sono mobilitati davvero tutti, anche i colleghi della carta stampata e delle radio. Stiamo assistendo all'ennesimo drammatico episodio di quest'Italia che soffre, che stenta ad uscire da una crisi che ci ha messo davvero tutti quanti in ginocchio. Oh, signor Sindaco. Oh. Signor Sindaco. Salve, salve. Ah sì, ah, che strano, da giovane lo usavo contro il potere. Salve, mi pare di averti incontrato in municipio qualche volta, vero? Come no? Mi aspettavi sempre sulla porta, quando venivo a fare i certificati. Senti, io sono disponibile a venirti incontro. Posso garantirti il mio totale impegno. Se stai calmo e tranquillo, avrai tutto quello che vuoi. Ci stiamo muovendo. Ricordati che hai moglie e figlia, hai una famiglia, la tua protesta è sacrosanta, ma non andare oltre. Ho parlato con l'amministratore delegato. Verrà oggi qui a parlare con te. Vedrai che tutto si sistemerà. A tutto c'è rimedio, tranne che la morte. Figliolo, non agire così per istinto. Figliolo. Figliolo, non agire così per istinto. Dio ci ha dato il cervello per ragionare. Ascolta i tuoi fratelli qui in basso che ti porgono la mano. Non la rifiutare. Se accade l'irreparabile, tu non distruggi solo la tua vita, ma anche quella dei tuoi cari che ti vogliono bene. E poi ricordati che tu non sei padrone del tuo corpo. Il tuo corpo appartiene a Dio. Certo, padre! Vuole per caso dire che non mi appartiene niente? Che la mia casa non è mia? Che mia moglie non è mia? Che i miei figli non sono miei? Eh? È così? Simone, le tue parole sono dettate dall'amarezza che hai nel tuo cuore. Se ti può essere di conforto, anche il Santo Padre sta con i lavoratori. Che cazzo di... Noi tutti preghiamo per la tua serenità. Eccolo!
Sì, sì. Baffoni! Ecco. Buffone! Si chiama Simone, vero? Sì, sì. Simone, prima di venire qui ho riunito il consiglio di amministrazione. Ascolta, se scendi ti prometto che oggi stesso apriremo un tavolo di trattativa con i sindacati. Simone, non scendere! Parole! Ecco le solite promesse! Basta con le parole, vogliamo i fatti! Cercando di salvare una vita. Eminenza, preghi per il suo Dio piuttosto, perché deve fare una gran fatica a guardare gli uomini lì in basso. Mentre a lei, signor sindaco, do appuntamento in municipio il giorno che verrò a fare il certificato di morte di mio padre. Che tronzo pezzo di merda, ce l'ha con me. È da ieri che non mangia, bisognerebbe comprargli qualcosa. Se è vero, ci vado io. Che ti prendo? Qualunque cosa va bene. Signora, lei è la moglie? Ha detto che da due giorni non mangia, vero? Accidenti, lassù col freddo lo stress potrebbe avere un collasso. Dovremmo isolare la pressione. Ma perché non fate qualcosa? Provo a salire io, ragazzi. Sì. Venga anch'io con lei, va. Ok, andiamo. Dottore, torni indietro. Non ho bisogno di nessuno. Mi hai sentito? Torna indietro. Non ho bisogno di nessuno, dottore. Ti giuro che se ti avvicini ti prendo a calci in bocca. Farabutti bastardi. Guardate. L'ecografia è tra sei mesi ed ora questo mi può visitare per forza. Torna tra sei mesi, adesso ho da fare, coglione! Cari telespettatori, la solidarietà umana è commovente. In questo stesso momento un medico sta mettendo a repentaglio la sua vita per cercare di raggiungere e visitare Simone.
L'operaio da diversi giorni non mangia, non beve e potrebbe avere un crollo fisico. Simone! Simone, guarda! Non portarlo a mangiare, Simone! Va bene la protesta, ma dovrai non mangiare, no? Ora si viene su che si porta! Simone, ascolta! Sii ragionevole, per favore! Adesso veniamo su con l'elicottero! Ascoltaci, per favore! Simone, mi raccomando! Incredibile, rifiuta tutto. Oltre alla minaccia di suicidio, si è aggiunto lo sciopero della fame e della sete. Quell'uomo è l'accompagna. Guardate, qui abbiamo la moglie dell'operaio, un po' provata da questa terribile esperienza. Ma torniamo alle offerte di lavoro. Molti propongono lavoro al computer, mi sembrano delle proposte interessanti. Scusate, mio marito non sa usare il computer, però sa battere a macchina. Beh, non è la stessa cosa. Comunque ce ne sono altri di lavori. Addirittura un club di alpinisti lo propone come guida e tanti altri lavori del genere. Un club di alpinisti? Ma questa è una buffonata. Ma lei stia zitto, per favore. No, che tipo di informazione state dando alla gente? Io restituisco la linea perché qui la protesta sta diventando incimile. Ma ci sono 10 persone che sono state licenziate. Ma insomma, guardi, mi lascia fare il mio lavoro, per favore. Senta, ma lei lo capisce che io sto lavorando? Ma si vergogni, ma gli sembra un lavoro. Ma ha capito che io sto lavorando. Sto lavorando. Ma mi sembra un lavoro? Quelli sembrano un lavoro. Ma che cazzo per la sua famiglia e per me? Ma vai via quando ci parlate del Papa! Sì. Buoni. Simone! Simone, la tua protesta ha suscitato enorme sdegno nell'opinione pubblica nei confronti della nostra classe dirigente. La gente ti è vicino, il partito ti è sempre stato vicino. Ora io dico, visto che siamo riusciti a farci sentire, sediamoci intorno a un tavolo e discutiamo. Eh? Non abbiamo più bisogno di eroi, capisci? Di vittime ne abbiamo avute già tante nel passato. Dobbiamo cambiare metodi di lotta. Ecco, se vuoi continuare a fare lo sciopero della fame, fallo pure. Però non scherzare con la vita umana. Io dico che non ha sentito. Secondo me ci vuole il megafono. Simone! Simone, la tua protesta ha suscitato nell'opinione pubblica un enorme sdegno nei confronti della nostra classe dirigente. La gente ti è vicino, il partito ti è sempre stato... Simone! Giove. Permesso? Permesso? Mio figliolo, vedo. Fate passare. È mio figliolo. Fate passare. Questo è mio figlio. Fate passare. Questo è mio figlio. Fate passare. No, allora scendi, eh! Ora puoi scendere! Guarda! Cammino senza bastoni! È una corsa alla solidarietà. Le offerte di lavoro piovono da tutte le parti e poi si dice che in Italia non c'è lavoro. C'ho tutte le malattie che Cristo ha creato. C'ho l'epatite, c'ho l'infisema polmonare, c'ho l'osteoporosi, c'ho 3 ernie al disco, c'ho un occhio con un affare dentro. Sì, mi vorrei buttare di sotto. Non ci crede? Eppure proprio così, guarda. Non ce la faccio più.
Noi di Telecontro da stasera faremo un esperimento che non ha precedenti nella storia della televisione. Le nostre telecamere resteranno accese finché questa vicenda non si sarà conclusa. In questo modo noi vogliamo contribuire alla lotta che Simone ha intrapreso in solitudine. Lasceremo una finestra aperta su questo angolo del nostro paese dove si sta consumando un dramma, sotto gli occhi di tutti il dramma di un uomo che con le sue proteste sta a testimoniare lo sconquasso della nostra società. Quindi da questo momento partirà la non-stop. Bene. Il vostro cronista esce di scena e dà la parola all'immagine. Signora, io devo salutarla. Ho una riunione di giunta. Le faccio i miei migliori auguri. Viola, io devo andare. Ho una messa in carcere. Anche quelle povere anime hanno bisogno d'aiuto. Sergio, non c'è più nessuno. Simone! Non c'è più nessuno! Simone, ascolta! Con noi puoi parlare, vero? Simone, salgo su io! Prova a salire! Cosa fai tu? Non ci provare, sai! Non puoi pensare di passare tutta la notte così! Io vengo su, capito? Vengo su lo stesso! Aspetta, aspetta! Ho capito, un attimo! Prima devo mandarvi un messaggio! Non posso dirlo a parole! Un momento soltanto! Dopo mi portate le coperte, eh? Allora, ci siete?
Che è successo? Da voi, signori problemi. Simone, sono lieto di comunicarti che le trattative si sono concluse questa notte a favore tuo e dei tuoi colleghi. Abbiamo deciso di riassumere tutti gli operai. Aspettiamo soltanto la ratifica della Confindustria. Simone, puoi scendere. Hai ottenuto quello che volevi. Fatta, Dio voi. Ce l'abbiamo fatta. No, io grazie alla vostra lotta. Tutti, tutti. Simone, puoi scendere. Finalmente è arrivata la notizia che tutti noi aspettavamo. Il consenso ha prevalso su tutti. Ora aspettiamo che Simone scenda giù dalla torre. Guardate qui, è tutta una festa. Purtroppo soltanto la moglie non riesce a gioire perché è provata da questa terribile esperienza. Finalmente Simone ha vinto la sua battaglia da solo contro. È riuscita a far prevalere il suo diritto al lavoro. Simone! Allora hai capito sì o no? Sono il prefetto, personalmente. Chiudiamo questa vicenda. È tutto chiaro. Hanno accolto tutte le tue richieste. Non c'è più motivo che tu rimanga lassù. Scendi e chiudiamo questa storia. Ti aspettiamo tutti. Qui si sta verificando una situazione sconcertante. Sono passate parecchie ore da quando le richieste di Simone sono state accolte. Eppure lui è ancora lassù e non si decide a scendere. Simone sa di essere stato di nuovo assunto, ma continua lo stesso Simone la sua protesta. Simone non protesta più per se stesso, ma per gli altri. Venire sulla cimiera. Simone ha deciso di scendere giù, non c'è stato niente. È stato confermato lo sciopero per dopo. La protesta di Simone non si ferma anche se lui è stato riassunto. Adesso chiede di più per gli altri. Chiede in particolare la riassunzione per tutti gli operai che, come lui, sono stati licenziati negli ultimi 2 anni in tutte le fabbriche d'Italia. Simone! Simone, adesso stai esagerando! Stai vanificando la tua lotta! Non c'è bisogno che tu resti lì sopra! La tua protesta in questo modo diventerà inutile, capito? Inutile! Continuando di questo passo resterai isolato, resterai solo, capito? Solo! Certo, solo, ma in alto! Prego, è mesi che aspettiamo. Fai entrare mio figlio in comunità. E noi siamo disperati, lui continua a drogarsi. Simone! Simone, ti prego, ascoltaci! Aiutaci te, si è avuto lo sfratto! Non si sa dove andare a dormire! Ti facciamo compagnia stanotte! Ho portato il materasso, vedi Simone? Aiutaci, Simone! Simone! Guarda, Simone! Io non ho mai chiesto niente a nessuno, nemmeno al Padre Eterno! Ma guarda come mi hanno ridotto in quel reparto di merda! Guarda queste lastre! Sono tutto bucato! E cosa vuoi da me? Sono malato! Sono malato! E cosa vuoi da me? Ma ti ho detto che sono malato! Anch'io sono malato, guarda! Un'ecografia, guarda, anch'io sono malato!
tornerà domattina. Sono il professor Maddaluno. Piacere. L'ho vista in televisione. Stamattina avevo il permesso per portare questi bambini al museo. Invece ho preferito venire qui, perché qui si fa la storia. Qui si fa educazione civica, bambini. Questa è educazione civica. Guardate. Abbiamo in linea il professor Ferroni, autore del saggio Psicologi Operai. Professore, ci può aiutare a comprendere la personalità di Simone? Per me la spiegazione è molto semplice. La responsabilità è della televisione che altera e gonfia la realtà. Il malcapitato, come si chiama, Simone mi pare, si crede ciò che non è. Questo si chiama delirio di onnipotenza, però... Dei gesti simili, ha cercato di far vedere la sua angoscia, la sua disperazione in qualche modo. No. Non voglio insistere, ma qualche segnale forse, qualcosa che... A lei ha fatto pensare? No. Va bene, mi scusi, giustamente bisogna rispettare anche il dramma di Margherita. In ogni modo, se voi avete delle domande dallo studio, noi siamo qui a vostra disposizione. Vedono meglio gli uomini. Questo messaggio è simile a un naufrago, no? Se una persona è sola, cosa fa? Manda un messaggio. Ma non l'ha messo nella bottiglia, era quando buttasse di sotto, era peggio. Non ci sono novità. Simone ha allungato l'elenco delle sue e il prefetto le ha definite deliranti richieste. Si può sapere cos'altro chiede? Beh, tante cose, ma non mi sembra il caso di tediare gli spettatori. Scusa, fallo decidere a me, che sono il conduttore. Beh, quali sarebbero queste deliranti richieste? Beh, è un po' imbarazzante. Comunque, eccole qui. Beh, a parte una serie di accuse alla moglie e agli amici, e quelle sono cose private, ha poi detto, ecco, qui mi sembra di andare oltre. Santo cielo, cosa avrà mai detto di così delirante? Ci tieni tutti col fiato sospeso? Dai, forza, parla, siamo adulti e vaccinati. Bene, ha detto che vuole la cessazione di tutte le attività belliche sul pianeta. Guardate, questo è il suo ultimo messaggio. Questa non è una cosa su cui si ride, è una cosa su cui si discute e si lavora. Se no si è dei buffoni. Possiamo andare avanti. Ho degli uomini da spot. Sì. Non so voi, ma io bevo Aperol. Come pensate di risolvere? Fate passare il problema. Vedremo un po', vedremo qualche problema. I tempi? Ma è il più breve tempo possibile. Ma ora vedremo e adotteremo una soluzione più adeguata. Ovviamente, i tempi più brevi possibili sono le persone che, insomma, lo dirigiamo.